Non esiste più. E questo laghetto, e c'era questo laghetto a forma di ferro di cavallo, cioè proseguiva anche di qua del Villoresi. Probabilmente questo laghetto è servito per cavare l'argilla per costruire la villa. E cioè una volta quello che costava tantissimo era il trasporto, cioè trasportare un materiale da una parte all'altra, perché non c'erano i camion, bisognava sollevare tutto con i cavalli e tutto. Allora qui abbiamo fatto una fornace apposta per fare i mattoni per costruire la villa, e hanno cavato l'argilla qui, era una cava che si è riempita d'acqua adesso, si è riempita d'acqua ed è venuto fuori un bel laghetto. Prima il laghetto continuava di là, era ferro di cavallo fino alla fornace che era in quel punto lì. Non c'è neanche qualche resto della fornace? No, non c'è rimasto praticamente più niente proprio. Ma adesso è recintato, è privato questo? È privato, sì, è privato, sì. Pescatori pensionati. No. Come? Ci hanno incomodato, sì, ci hanno incomodato i pescatori. Sì, sì. Sono ironi comunque. Laghetto dei fiori.